Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video dei prodotti terminati, infatti ne ho tantissimi e non vedo l'ora di mostrarveli. Allora, partiamo subito con le cose random, le cose che conoscete sempre, che io utilizzo di più in assoluto e che ormai sapete che mi ci trovo bene e le ricompro, come il sapone di Eurospin con estratto di tè verde tea tree oil. Questo prodotto nello specifico sarebbe un bagnoschiuma, io lo utilizzo come ricarica per il sapone liquido delle mani. Mi piace tantissimo, mi ci trovo veramente bene e lo compro continuamente, tant'è vero che ho terminato due confezioni. Terminato anche l'anticalcare per lavatrice, sempre della marca Dexal di Eurospin. Mi ci trovo benissimo e quindi continuo a ricomprarlo. Terminato anche questo ammorbidente orchidea viola sempre di Eurospin, che non è che mi faccia impazzire particolarmente, però purtroppo ero lì e ho fatto la spesa lì, non sono andata da nessun'altra parte, quindi ho preso anche questa al volo. Terminata una confezione di alcol denaturato, questo è per le pulizie domestiche, mi ci trovo benissimo. Questo non ricordo dove l'ho preso, però sicuramente non è l'Eurospin, della marca Prim. Mi ci trovo benissimo, pulisce perfettamente le superfici della cucina e quindi perché non ricomprarlo? Terminata anche una confezione di ACE, spray universale con ossigeno attivo, con questo mi ci trovo molto bene, è efficace sia per la casa che per il bucato, anche se io per il bucato non lo uso praticamente mai, però per la casa, per la cucina e per il bagno mi piace tantissimo. Terminata una confezione di disinfettante per il bucato, sapete che io adoro questo tipo di prodotto, continuo a ricomprarlo sempre. Terminate due confezioni di Dexal all'essenza di argan, io adoro questo detersivo, ha un profumo buonissimo. La seconda confezione. Questa era la candeggina ACE, ma purtroppo si è andata via tutta l'etichetta. ACE lavatrice con la classica, mi ci sono trovata veramente bene, l'ACE mi piace molto, quindi continuerò a ricomprarla. Un prodotto che ho utilizzato nuovo per me, perché non lo uso praticamente, non l'ho mai usato, è questo lavapavimenti sempre di Dexal, che ha un fortissimo profumo di agrumi che io detesto, però l'alternativa era la lavanda e siccome la lavanda la detesto più degli agrumi, ho scelto questa degli agrumi. Sì, il suo dovere lo fa, però non è che sia un detersivo che mi fa impazzire, sinceramente. Terminata una confezione di gel lavastoviglie, anche questo di Eurospin, mi piace tanto, mi ci trovo bene e continuo a ricomprarlo sempre. Terminato anche il risolvimacchie di Dr. Beckmann, lo adoro ragazzi, lo adoro, efficacissimo contro tutte le macchie. Questo nello specifico era unto e salse, olio, burro e ketchup. Sono perfetti, questi sono perfetti, li straconsiglio a tutti. Terminata una confezione grande di Bioform disinfettante, questo andava bene per tutto, sia per la casa che per il bucato. Terminata una confezione di Dexal gel anticalcare, questa è la seconda, la prima l'ho già mostrata prima, è inutile, io mi ci trovo bene ragazzi, quindi ovviamente lo ricompro. Terminati l'Inesidea, questi sono molto buoni, sono assorbenti per flussi abbondanti, questi ovviamente penso che li conosciate tutti quanti, li usa nello specifico mia figlia, ci si trova benissimo, perciò li compriamo spesso. Terminato anche questo bagno doccia di Adidas con microperle sfolianti. Questo era di mia figlia, le è piaciuto tantissimo e perché no, potremmo ricomprarlo. Bastoncini cotonati, voi sapete che noi ci troviamo benissimo con questa marca e compriamo solo questi. Terminato il bagnoschiuma della Chicco del Bimbo, io lo adoro ragazzi questo prodotto, mi piace tantissimo e quindi lo ricompro spesso. Terminata
Terminato un disinfettante Lisoform, di questi non manca mai una bottiglia a casa, infatti ho già la seconda a metà, tra l'altro, perché lo usiamo tantissimo, ci piace e lo ricompriamo sempre. Terminato anche questo pacco doppio di assorbenti con ali lungo, molto buoni anche questi qua, ci sono piaciuti, quindi è probabile che li ricompreremo. Terminato, detergente delicato per mani e sederino per il bambino. Perché compro questi prodotti? Perché mio figlio è piccolo ancora, quindi non arriva perfettamente al lavandino se non con l'aiuto di uno sgabello. Quindi io tengo questo prodotto nel bidet, si prende il sapone, va con lo sgabello e si lava le manine. Però questo è perfetto per le sue mani delicate. Terminato anche il multisuperficie spray di Dexal, io lo adoro per il profumo buonissimo che lascia. Per spolverare per me è l'unico, cioè è l'ideale, è perfetto. Non so più come descriverlo perché io lo adoro. Terminato una confezione di pasta del Capitano, dentifricio con curcuma e propoli. Questo ci piace tantissimo, continuiamo a comprarlo spesso. Forse i bambini ultimamente non è piaciuto perché lo sentivano un po' strano come gusto, però a noi piace, perciò lo ricompriamo. Terminata anche questa confezione di assorbenti, questi sono della linea Siempre, non ricordo dove li ho presi, probabilmente alla Lidl, però devo dire che ci siamo trovati abbastanza bene. Terminata una saponetta di Dove, io adoro questa saponetta perché ha un profumo buonissimo che permane a lungo sulla pelle ed è veramente piacevolissima. Io la consiglio. Terminate queste strisce depilatore viso che io trovo fantastiche perché allora intanto ce ne sono 20, ci sono quattro salvettine post depilatorie, sono fatte di tessuto non tessuto e funzionano alla grande. Figuratevi che io utilizzo queste strisce per il viso sulla zona delle ascelle di mia figlia perché sono piccole, delicate, la misura giusta, perfetta, io mi ci trovo benissimo, perciò le ricompriamo continuamente. Terminato questo Colgate Maxi Fresh che è veramente ottimo e lo straconsiglio. Il mio immancabile Licia Persona deodorante spray vaporizzatore. Mi piace tantissimo questo, ragazzi, io lo adoro, è efficacissimo e non ci sono storie. Per me gli altri deodoranti non valgono niente. Questo è l'unico. Terminato anche pasta del Capitano al carbone, carbone vegetale, questo è un dentifricio nero. Ci siamo trovati molto bene, con grande sorpresa, forse non so se si riesce a vedere qualcosa, non so, però molto molto buono ragazzi, ci è piaciuto tantissimo, non ho nient'altro da aggiungere, ci piace. Terminato anche il mio shampoo anti-giallo della Dixon, ragazzi. Questo shampoo ha un profumo buonissimo, non è che mi faccia fare salti di gioia, fa il suo lavoro, però ha una confezione che è terribile perché guardate come si riduce se si bagna. È veramente pietoso, io non sopporto i prodotti così fatti veramente male, non mi piace per niente e quindi credo che non lo comprerò più questo tipo qua. Terminato anche l'anticalcare Via Cal, che è l'unico anticalcare vero, veramente efficace. Compro solo questo e non voglio comprarne altri perché secondo me l'unico efficace è questo. Mio figlio ha terminato anche il suo dentifricio della Mentadent.
Questo è al gusto di frutta, gli piace e quindi sì, lo compriamo spesso. Un'altra confezione di riso terminata. Vi avevo già parlato di questa linea qui di Jean-Louis David, e questo è il Gore Père, shampoo con zero siliconi e parabeni, con estratto di caviale per capelli danneggiati. È un buon prodotto, non forse efficacissimo sui capelli molto danneggiati, però se voi lo alternate con altri prodotti specifici vi aiuterà molto e quindi sì, mi è piaciuto. Terminate queste salviettine struccanti di Speedy Care, che sinceramente non ricordo dove le abbia comprate. Non lo ricordo assolutamente. Sono quelle piccoline da tenere in borsetta. Ci siamo trovati bene, quindi se le ritrovo, se mi ricordo dove le ho comprate o se le ritrovo da qualche parte, le ricomprerò sicuramente. Terminati i miei elastici, io non vi ho mai mostrato gli elastici, allora gli elastici che io utilizzo per l'apparecchio che ho anche in questo momento sono gli Impala, che sono quelli più resistenti. Ne consumo veramente tantissime confezioni di questi perché li devo usare tutti i giorni, perché li cambio molto spesso ogni giorno e quindi ne consumo tantissime e oggi ho voluto farveli vedere. Terminata anche questa confezione di crema per le mani di Douglas, con cui ci siamo trovati bene. Non è che sia eccellente come crema, però alla fine, se non avete bisogno di tanta idratazione, va benissimo. Se avete le mani molto screpolate, non ve la consiglio, ve ne consiglierei magari qualche altra, ma questa è per una pelle che non ha bisogno di grossa idratazione. Poi vi voglio parlare infine di due prodotti nuovi. Questi sono una nuova linea di Eurospin che si chiama Cosmei e io ho preso lo shampoo e la maschera per i capelli. Questi sono al carbone vegetale, carbone nero. Il profumo non è nemmeno tanto male, però sinceramente sono anti-inquinamento. Quindi vi pulisce i capelli dall'inquinamento e fa in modo che anche quando uscite la prossima volta non vi si risporcano così immediatamente. In realtà io non mi sono trovata molto bene con questo shampoo perché, non lo so, tendeva a separarsi dal carbone vegetale, quindi non era miscelato molto bene. È uno shampoo trasparente a cui è stato aggiunto il carbone, perciò lo trovo un po' scadente come prodotto. Se ve lo dovessi consigliare, non ve lo consiglierei affatto. Ci sono degli shampoo migliori sul mercato, non ne vale la pena. Tra l'altro mi pare che sia costato 1,69 euro o 1,79 euro. Tutti i prodotti di questa linea costano lo stesso prezzo. Non mi sento di consigliarvelo, non è stato eccelso, non mi è piaciuto particolarmente e quindi potete anche farne a meno. La stessa cosa per quanto riguarda la maschera, anche la maschera fatta malissimo, a mio parere. Se non avete capelli danneggiati o capelli aridi, eccetera, potete usarla tranquillamente come se fosse un balsamo, perché alla fine è come se fosse un balsamo, appunto, non una maschera. Non è intensa, non è nutriente, secondo me non fa tantissimo. Ne ho conservato un pochino per farvi vedere com'è. Non è proprio bianca, è un grigio chiaro, perché il carbone è stato miscelato appunto a questa maschera bianca. Ripeto, è come se fosse un balsamo a cui è stato aggiunto il carbone e poi è stato travasato qui. Tant'è vero che non è neanche corposa la maschera, ma rimane abbastanza liquida. Non mi è piaciuta, non vedevo l'ora di finirla, ma l'ho voluta finire perché comunque ve ne volevo parlare. Non mi è piaciuta, non la ricomprerò assolutamente. Della stessa linea ho comprato anche altri prodotti di cui vi parlerò poi non appena li terminerò. E infine vi voglio parlare di questo prodotto, un profumo a biancheria che ho trovato ad Eurospin, che mi pare che costi 2,50 euro. Io l'ho trovato,
Ho preso quella l'olio d'argan perché mi pareva la profumazione migliore fra tutte, perché odio la lavanda e le altre non mi piacevano. È terribile, nauseabondo. Quindi immaginatevi gli altri. Il profumo permane veramente sui panni, appena tolti dalla lavatrice verrete invasi da questo profumo intenso. Se lo utilizzate per lavare per terra, perché potete fare anche così, potete mettere qualche tappino all'interno del secchio per lavare per terra, vi profumerà tutta la casa. Se lo utilizzate nei panni al posto dell'ammorbidente, vi profumerà tutti i panni, ne servono due o tre tappi. Profuma veramente tantissimo. Peccato che il profumo sia orrendo, perché assomiglia a quei profumi scadenti che si comprano sulle bancarelle, insomma, che vedete per strada. Ecco, la stessa cosa, se avete presente quei profumi che sono comunque scadenti, che vi fanno venire subito il mal di testa, questa è la stessa cosa. Profumare, profuma. Se vi piace la profumazione, ve lo consiglio perché è molto profumato. Se avete tendenza ad evitare profumi così forti o se vi dà fastidio il profumo scadente, non ve lo consiglio perché questo è scadente. Ce ne sono migliori sul mercato con un costo più elevato e che possono fare al caso vostro. Io continuerò a cercare dei profumatori per bucato, però questi non li comprerò più. Bene, io con questo video terminato, vi ringrazio di avermi guardato, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!